scusami. No, 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 no. Per lei, per lui fuori. Per lui fuori. Magari messo qua con me. Di Palermo in 80 giorni e batteremo rione per rione, quartiere per quartiere, a parlare delle nostre idee palermitane. Allora abbiamo pensato di usare un mezzo riconoscibile a tutti i palermitani, vicino a tutti i palermitani, e con questo batteremo la città rione per rione, zona per zona. In 80 giorni conteremo di fare il giro di tutta la città di Palermo. Pronto, carichissimo, sapendo che sarà una dura battaglia ma necessaria. Porteremo le nostre idee, porteremo quelli che sono i nostri 20 punti programmatici per la città di Palermo, che da oggi saranno online su www.ismaelesindaco.it, un programma consultabile da tutti, e noi con questa motoape gireremo per 80 giorni la città di Palermo, battendo zona per zona, rione per rione, per raccontare le nostre idee. L'unico desiderio che abbiamo è quello di fare conoscere quelle sono le ricette per cambiare la città di Palermo. Allora non potevamo farlo se non usando un mezzo comune vicino alla gente, riconoscibile a tutti, come quello di una moto app. Il punto principale qual è di questo programma? Al centro metteremo l'innovazione. Noi abbiamo messo all'interno del nostro programma diversi punti, sono 20 punti, non è il programma definitivo, ci tengo a precisare, ma sono i punti da cui inizieremo. Questo programma verrà ampliato anche dalle proposte dei cittadini, un programma che abbiamo fatto insieme con loro. Questo mi preme dire che ormai da un mese c'è la sezione online, il form, manda la tua idea. Allora tantissimi hanno mandato le loro idee, abbiamo raggruppato quelle sono le idee, i 20 punti programmatici. Al centro vogliamo che ci sia un cittadino consapevole del fatto che è necessario collaborare con le istituzioni, non soltanto criticare le istituzioni che le cose non funzionano, collaborare. Allora a questo proposito la tessera del cittadino sarà una innovazione totale, cioè il cittadino avrà una tessera, all'interno di questa tessera si potranno caricare dei punti, e questi punti come verranno caricati? Attraverso i comportamenti virtuosi, cioè attraverso la segnalazione, attraverso un'app che svilupperemo con ingegneri informatici, un'app dove c'è la possibilità di vedere una macchina in seconda fila. Allora il palermitano farà una foto, manderà al servizio centrale collegato con la polizia municipale questa foto, e una delle cose che abbiamo pensato è accumuleremo punti che serviranno per far cosa? Per entrare gratis ai musei, per entrare gratis ai luoghi pubblici, e se faremo la raccolta differenziata vedremo, ci saranno degli sgravi sulla tassa di rifiuti, no? Per cui l'innovazione, cioè, abbiamo dato spazio alle politiche del lavoro, abbiamo dato spazio all'ambiente, è un programma molto vasto. Un po' più ottimista. Scusate.